Sono Vittorio D'Alerci, brand manager da Akron per Eurosell. Siamo qui di nuovo, quest'anno è il secondo anno che siamo in fiera. Direi il risultato è molto molto interessante. La fiera quest'anno ha avuto sicuramente un incremento di visitatori e sin dal primo giorno, proprio le primissime ore d'inizio della fiera, già tutti i padiglioni erano pieni di visitatori curiosi di verificare novità e situazioni in evoluzione. Quest'anno noi abbiamo portato delle novità, un totem molto interessante, perché oltre ad avere un passo molto piccolo, cioè di 2,54 mm, che quindi buonissima risoluzione, riesce ad avere un impatto visivo piuttosto potente, è un design sviluppato completamente in Italia, che è la novità che vorremmo introdurre da quest'anno in poi, aggiungendo quindi contenuti estetici e di design ai prodotti classicamente progettati e prodotti in collaborazione con i nostri partner asiatici. Abbiamo anche altri modelli che sono modelli di punta, come il modello Ultra Wave 9, che è stato utilizzato per il tour di Jovanotti, modulo da 50 x 100 cm, molto leggero, molto facile da installare e smontare, peso estremamente contenuto, che ci consente di avere delle buone caratteristiche di performance sia in esterno che in interno. Abbiamo anche l'altro modello di punta, che è il Nanocast 375, che è qui sulla mia destra, lo vedremo dopo. È un modello che con il passo molto piccolo riesce a dare la possibilità, per le caratteristiche di refresh rate, di poter essere utilizzato in indoor anche in studi televisivi, con il presentatore molto vicino alla parete. Un altro modello veramente nuovo, direi veramente una novità dell'anno, è un nuovo tipo di LED, un LED non SMD, non DIP, DIP, ma un LED DIP 3-in-1, che ci consente di avere una luminosità di 7000 candele, un angolo di visione molto elevato, come era nei LED SMD, ma full outdoor, possiamo arrivare fino a 7000 candele, che è quel modello che vediamo qui alla mia sinistra di lato. Sul nostro sito www.acron.com potete trovare informazioni maggiori.